Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio su Injustice 2, dove proveremo i nuovi personaggi. Lo faremo online nelle partite classificate. Ovviamente, prima di iniziare, ringrazio tutti coloro che hanno appena cliccato il pollicione all'insù. Grazie mille gente, andiamo online, dove probabilmente le perderemo tutte o quasi tutte. Ma a noi non interessa vincere, a noi interessa divertirci e provare i nuovi personaggi. Dopodiché voi nei commenti mi direte quale secondo voi è il più forte. Detto questo, è da un po' di tempo ragazzi che non gioco a Injustice e me ne sto pentendo, perché è un gran bel gioco. Anzi, io accetto sicuro, sì sì, 49% per me va più che bene. Dai, l'avversario ha accettato. Purtroppo due tacche di connessione per lui, ma boh, vabbè, chi se ne frega. Male che va, laggherà un pochino, tanto noi oramai siamo abituati. Dunque, i personaggi nuovi sono... Eccolo qua, Cappuccio Rosso, Sub-Zero e Starfire. Noi inizieremo proprio con Starfire, perché è strafiga, Starfire e straforte. Mamma mia ragazzi, dopo sta battuta, per favore, possiamo anche chiudere. Cursore nascosto. Cioè ha nascosto quello che sta prendendo? Questo ha dei problemi seri, cioè sto ragazzo ha veramente dei problemi. Cioè non è che me ne frega... Cioè, più che altro, non è che io cambio personaggio in base a quello che prende lui, Cioè, non mi fotte proprio. Chi ha preso? Ah, Bane. Ok. Con un po' di equipaggiamenti, dobbiamo fare attenzione, ragazzi. Avvio. Ci sono. E che vuoi fare, Bane? Ouch. Tiè. Ah, mi ha caricato. Ammazza, raga. Oh, ma io mi sto a riparare. Ok, la fenice era così. Ok. Ole. Ma è così, che bella combo, zia. Boom. Se ti tiri più qua, te ne tiro un'altra. Ha! Boom. Mamma mia raga, Starfire! Starfire show! Au! Oh! Scusate raga, ma sto concentrato tipo a mille. Ah! Dolore! Stai buono lì, zio! No, raga, questo mi fa le mosse mega caricate. Stavo facendo la fenice, porca vacca. E no! La stavo facendo di nuovo! Tocca a me, zio, ti prendo. Sì. Boom, 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 boom. Boom. Signori, the winner is Strafiga Starfire. Troppo forte, raga. Se poco poco posso prenderci la mano, scansatevi tutti perché vi demolisco le mamme proprio. Guardatela, raga. No, è bellissima. Lei è bellissima. Adesso facciamo un altro match perché dobbiamo provare Cappuccio Rosso e Sub-Zero. Sì, sì. Solo che non capisco perché si sia bloccato. Certo che è bloccato da sta visuale, manco mi dispiace. Ad essere sinceri, questo non è un gioco per i casual gamer, ovvero coloro che vogliono farsi una partita ogni tanto. Injustice richiede un impegno costante. Io, se vi posso dare la mia personale opinione, raga, se volete diventare forti in un gioco,
fatelo qui su Injustice, perché è veramente, ma veramente, pazzescamente divertente. Insomma, ho fatto tipo un mix di tutti quanti gli aggettivi. Aspettiamo l'avversario che è meglio. Vediamo un po'. 43%. Dai, possiamo giocare insieme, amica mia. Oh, grazie, grazie, perfetto. Vediamo un po'. Adesso io, ragazzi, prendo cappuccio rosso, anche se non lo so utilizzare particolarmente. Starfire qualche combo la so fare, ma lui proprio quasi per niente. Ci proviamo. Nido della regina d'api. Non è vero. Lui un po' di equipaggiamenti ce li ha, eh? E bravo Batman. E bravo Batman. No, perché? Vieni, vieni. Giochiamo con i... Giochiamo a tirarci i Batarang. Dai, vediamo chi fa più danni, dai. Volevi? Ha! Abbatte manne! Vieni qua, abbatte manne! Mi ha fatto la presa, oh! Ce l'ha fatta! Ecco! Anche se sto stadio è un po' buio, regà, eh! Mi pare! Ouch! No, Oh no, la capriola l'hai fatta un po' troppo lontano, Batemanne. Vieni qua, Batemanne. Ouch. Cazzotta Mock. Fatemi vedere il combo. No, io voglio fare la cosa delle pistole, ma mi sa che mi deve fare degli attacchi corpo a corpo per farla. Sta vita proprio me la so persa proprio da solo, eh. Sta avvicinando? Sta avvicinando? Dai che voglio provare la special di cappuccio. Ouch. No, volevi. Tocca a me, zio. Kaboom. Ah! Un'altra special. Bam. Ping. È un'altra partita vinta, ragazzi. 2 su 2. Incredibile. Pensavo di perderle tutte e invece no. Probabilmente agli occhi di molti di voi che sanno giocare benissimo a Injustice, sono una merda. Perché obiettivamente è così. Però ragazzi, fidatevi che io mi impegno a diventare forte, promesso. Cercare il prossimo avversario? Assolutamente sì, perché ci manca da provare Sub-Zero. Zero, nonché personaggio di Mortal Kombat. No, raga. Con questo non ci gioco solo per il ping, giuro. Non mi interessa della percentuale, tanto siamo a 2 partite vinte su 2. Anche ne dovessi perdere una, non è che mi interessa particolarmente. Però se devo giocare mentre l'avversario lagga, allora lì sì che mi scatta l'embolino e inizio poi a dire il bestemmino. . 29%, 4 tacche, gioco volentieri. Anche se lui è un livello 61 a livello globale, quindi sa giocare. Noi utilizzeremo Sub-Zero. Dai. Oddio no, Batman no. Vabbè, io voglio giocare qui, in mezzo al ghiaccio. Lui che sceglie? Non una mappa, ok. Vediamo un po'. Guerrieri diretti a Gorilla City. Sono l'host della partita, deve vincere lui. No, raga. No, vabbè, raga, questa l'abbiamo persa al 100%. Guardate gli equipaggiamenti. Boh.
Vabbè. Ah, volevi? No, non mi incomincia a lanciare i batacacchi qua. Ouch. Aia. Dai, Ok. Questa è una buona combo di Sub-Zero. Vai così, Sabbi. Cazzarola. Ah! Quella non l'avevi vista, eh? Bestiale Sabbi. Fortuna non è un torneo. Dai, picchia la mia copia. Ouch. Aia. Oh, che bella combo, raga, che ha fatto. Vai. Arca di quella vacchetta maledetta. Non ce l'ho fatta a beccarlo, raga. Vi chiedo scudo. Ouch. Non ce l'ho fatta, raga. Si è riparato. Ma se vuoi giocare a lanciare le palline, io lancio le palline di neve, eh. Ouch. Vieni, arriva la mia pallina. No, no, zio. A me i match giocati dalla distanza non mi piacciono proprio. Arca miseria, per quando non si è avvicinato. Dai, dai, alzati. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, ma come l'ho giocata questa? Oh, ta-ta-ta-pum-pam, sulla spada, pazzesco. Mi dispiace per non aver fatto la special, sinceramente. Avrei voluto vederla. Vabbè. Cercare il prossimo avversario? No, grazie, no. Raga, abbiamo provato tutti e tre i personaggi ed era questo l'obiettivo principale. Adesso vi dirò di più. Se questo episodio raggiunge i 5.000 pollicioni all'insù, torneremo nelle partite classificate utilizzando casuale, un po' come facciamo su Pokken. Per oggi è veramente tutto. Noi ci vediamo con il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!